Ciao amici, benvenuti a un nuovo appuntamento con Road to Qatar. Siamo alla seconda puntata, al girone B. Io vi ricordo, visto che siamo ai primi appuntamenti, insomma, che noi registriamo un po' di distanza dal mondiale naturalmente, quindi non abbiamo i 23 convocati. Cerchiamo di darvi un quadro d'insieme di quello che può accadere nei gironi in vista di questa Coppa del Mondo, che sarà molto particolare e probabilmente anche sorprendente. Perché in attesa per periodo non c'è esperienza di un mondiale giocato così. Perché faccio questa premessa? Perché questo è il girone dell'Inghilterra e per la prima volta l'Inghilterra si trova a giocare un mondiale nella parte della stagione in cui i giocatori inglesi in genere sono più stimolati da un punto di vista psicologico e fisico. Che cosa abbiamo sempre detto dell'Inghilterra? Abbiamo sempre detto che arrivava alle grandi competizioni con i giocatori che avevano le spalle tra le 50 e le 60 partite, quelli che giocavano nelle squadre più importanti, perché Coppa d'Inghilterra, Coppa di Lega, campionato durissimo, coppe internazionali fatte spesso fino alla fine, e questo naturalmente non poteva che incidere un po' sulla condizione atletica delle squadre. Ha fatto un po' eccezione l'Inghilterra, che è arrivata con noi in finale degli europei. Ci sono degli esempi di Inghilterra che hanno fatto dei bei percorsi, ricordo per esempio quella di Robson del 1990, che arrivò a giocarsi il terzo e quarto posto proprio con l'Italia, arrivò in semifinale contro la Germania, e che era una squadra con delle caratteristiche simili, secondo me, all'Inghilterra che ci apprestiamo a vedere in questo mondiale. Perché? Perché era una squadra che metteva insieme grande fisicità di alcuni giocatori con grande tecnica di altri. Era la nazionale di Gazza Gascoigne, di Waddle, quindi dei giocatori che erano di piede, se vogliamo un po' atipici rispetto alla tradizione britannica. Sappiamo che il calcio inglese in questi ultimi anni ha modificato molto se stesso, è rimasto legato a un certo DNA, grande aggressività, grande correttezza, grande ritmo. Questo è rimasto uguale, però ha aggiunto le competenze della parte più latina dell'Europa, quindi allenatori e calciatori spagnoli, allenatori e calciatori portoghesi, allenatori e calciatori italiani. Questa grande commistione, secondo me, ha portato a una certa sicura crescita da tutti i punti di vista della Premier, che è diventata la vera NBA e la vera Superlega del calcio continentale, e nello stesso tempo ha fatto bene alla nazionale. Chi arriverà, come ho detto, a giocarsi questo mondiale in un momento in cui in genere le squadre inglesi sono a massimo, e cioè diciamo nel periodo che va da novembre a prima di Natale. Natale è il periodo in cui in Inghilterra si gioca ogni 3 giorni. A proposito, non so se lo sapete, ma appena tornati dal mondiale si giocheranno al Boxing Day, perché non hanno voluto rinunciare al Boxing Day, e quindi giocheranno immediatamente senza neanche una piccola pausa dopo il mondiale, quale che sia la posizione dell'Inghilterra a fine competizione. Per questo l'Inghilterra, secondo me, rientra tra le grandi favorite del torneo, tra le grandi favorite del campionato del mondo. È vero che alcune cose ancora le deve mettere a posto, però ha dei giocatori di grande esperienza, pensate a Harry Kane, e dei giocatori di grande gamma e di grande gioventù. Insomma, Bellingham mi viene in mente, tanto per dirne uno, centrocampo, Mount, cioè ci sono tanti giocatori che mettono insieme doti tecniche e grande freschezza. Per di più, questa nazionale ha puntato molto sui giovani, qualcuno dice fin troppo, perché i giovani sono quelli che sono entrati poi a battere i rigori contro l'Italia, alla fine hanno sbagliato. Ci sono ancora da mettere a posto delle cose, dicevo, soprattutto con l'opinione pubblica. Per esempio, Maguire non è mai uscito dalla lista dei giocatori della nazionale fino praticamente a ottobre, e questo ha creato un po' di malumore nel pubblico, perché sapete che Maguire ormai più che un giocatore è un meme. Ci sono ormai tutti i video con i suoi errori e con la voce fuori che dice Maguire! Io però ho una speranza. Siccome Maguire sicuramente non può essere il giocatore a 110 milioni di sterline, ma non può neanche essere quello che abbiamo visto fino adesso, io, pensate un po', penso che il calcio possa essere così malato, così folle, che il gol decisivo, magari per un passaggio del turno, lo segni proprio lui, proprio Maguire. Chissà, staremo a vedere, anche bisognerà vedere se poi lo porterà nei 23 o meno. L'attacco è forte con Kane, anzi è fortissimo, perché è una punta che secondo me con la cura Conte è addirittura migliorata. Il centrocampo anche è abbastanza forte, a patto però che si facciano delle scelte. Allora, abbiamo detto che l'Inghilterra è forte. Abbiamo detto che ci sono dei giocatori molto interessanti e molto tecnici, però non possiamo mettere insieme forza fisica, grande determinazione e poi
svolazzi eccessivi. Pensate che stia alludendo a Grealish? Sì, sto alludendo a Grealish. Cioè sto alludendo a quei giocatori che proprio sono contro tutta la tradizione britannica. Ecco, se Southgate riuscirà a trovare il giusto mezzo tra diciamo la forza fisica inglese, la grande determinazione e gli svolazzi che non siano eccessivi, allora secondo me può dire la sua fino alla fine e potrebbe addirittura vincerlo. Guardate che vi arrivo a dire questo mondiale. Nel girone forse più british di tutto, o comunque più anglosassone di tutti, abbiamo gli Stati Uniti, che tornano al mondiale. Sono riusciti a fare quello che non siamo riusciti a fare noi. Sempre difficile e complicato parlare degli Stati Uniti, perché in realtà l'MLS è cresciuta, ma non quanto mi sarei aspettato. E soprattutto, pur essendo cresciuta come campionato, non ha prodotto la quantità di giocatori che io avrei pensato, perché con un sistema come quello scolastico americano io pensavo che una volta creato un campionato che potesse finalizzare il processo, molti giovani si sarebbero avvicinati a giocare al calcio professionistico e sarebbero poi andati a giocare in MLS. Invece vedo che quelli forti comunque ancora tendono ad arrivare in Europa a farsi le ossa. E penso per esempio a Dest, che adesso è al Milan, che ha avuto fortune alterne al Barcellona, che però, anche se secondo me in Italia è più un ala che un terzino, come terzino può essere un terzino molto interessante, perché di grande spinta al mondiale può far bene. Penso ovviamente a Pulisic, che forse è il giocatore più forte che ha in questo momento la nazionale statunitense, che è un giocatore che si è costruito integralmente in Bundesliga in Germania. E apro parentesi, è veramente tradizionale questo scambio tra gli Stati Uniti e la Germania, ma lo sapete perché? Perché in Germania ci sono delle basi americane molto importanti, militari, e quindi molti figli di militari americani poi incominciavano a giocare nelle scuole calcio tedesche e poi rimanevano a giocare in Bundesliga. Penso per esempio al figlio di Weah, che è nato a New York, ha il passaporto americano e gioca con la nazionale americana, che però anche lui è stato costruito a livello europeo. In generale non sono mai riuscite a produrre le nazionali statunitensi, e parlo anche della prima con Tony Miola in porta nel 1990, non sono mai riuscite a costruire una vera identità tattica, scopiazzano un po' il calcio britannico vecchia maniera, e in generale ogni tanto mi sono sembrate fuori dal tempo. Questa nazionale americana cerca invece di orientarsi più sui dettami moderni del calcio europeo, ma non so se ha le individualità necessarie a fare un salto di qualità. Anzi, se vi devo dire la verità, non mi sembra tra le nazionali più forti americane che io abbia visto nei campionati del mondo. Però magari, visto che molti sono giocatori giovani che non conosciamo neanche benissimo, magari questi di cui ho parlato, che sono quelli di maggiore esperienza, riusciranno a far crescere il gruppo nella giusta maniera. Occhio all'Iran. L'Iran innanzitutto ha grande tradizione calcistica, è adorato il calcio in Iran, il campionato è di buon livello, le squadre hanno anche dei soldi da investire, penso a Persepolis per esempio, gli stadi sono spesso pieni, e quindi è una nazionale che ha prodotto anche dei giocatori interessanti. La cosa particolare dei giocatori persiani, iraniani, è che spesso i migliori sono in attacco. Innanzitutto hanno strutture fisiche di un certo livello e poi soprattutto sono fortissime dal punto di vista realizzativo. Io ricordo per esempio il primo grande iraniano che si è affacciato al calcio europeo con grande successo, che era Ali Daei, una punta molto alta, molto forte, che ha giocato tanto tempo in Germania, ha giocato anche al Bayern di Monaco, che riusciva a segnare, che era un po' il trascinatore, è stato un po' l'uomo guida del calcio iraniano per tanto tempo e rimane tuttora uno dei più forti calciatori della storia del calcio di quel paese. Forse non a caso anche questa nazionale ha i punti di forza davanti in attacco. Uno è Azmoun, che è un giocatore abbastanza veloce, rapido, che può far bene, ma poi soprattutto c'è Taremi. Taremi probabilmente lo conoscete, l'avete visto giocare nel Porto. Lui ha suscitato anche abbastanza scandalo quando è arrivato a giocare in Europa, perché alcuni della stampa iraniana pensavano che andarsene via da una squadra importante iraniana per andare a giocare poi a Rio Ave alla fine in Portogallo non valesse la pena. Cioè loro dicevano: possibile che tu vada a Rio Ave, che è una squadra anche di secondo piano del campionato portoghese? Io capisco che tu vada al Porto, a Benfica, le squadre importanti, Real Madrid, ma lasciare il calcio iraniano e comunque
uno stipendio sostanzioso per andare a giocare a Rio Ave sembrava così un'esagerazione, un errore. Invece lui, con il Rio Ave, è diventato subito capocannoniere del campionato portoghese, una cosa che non era praticamente mai successa, ed erano, credo, decenni che non succedesse che diventasse capocannoniere uno che non proveniva dalle prime squadre, intendiamo Benfica, Porto, Sporting, quelle tradizionali, insomma, del Portogallo. Tant'è vero che poi il Porto l'ha preso e lui si è ripetuto come numero di gol, anche non vincendo la classifica cannoniere, con il Porto. Quindi è un giocatore che in Europa ha fatto capire di poter mantenere le promesse e le premesse. Ora, francamente conosco meno della difesa e del centrocampo dell'Iran, ma l'attacco già mi sembra un elemento importante per non considerarla in questo girone una squadra cuscinetto. Allora, tra tutte le squadre del mondiale, quella che mi fa più sanguinare il cuore quando la vedo è il Galles. Perché, non so se ci sono dei gallesi all'ascolto, li saluto. Amo molto il Galles, leggo sempre su Dylan Dog i nomi delle città gallesi impronunciabili che sono un must. Ho grande rispetto per la storia dei minatori gallesi, ma non capisco che ci faccia al mondiale, abbiate pazienza. L'abbiamo strapazzati all'europeo, era una squadra all'europeo che insomma sì, era arrivata ma non sembrava in grado. E invece evidentemente proprio diciamo le caratteristiche tipiche di quella regione della Gran Bretagna, cioè solidità, decisione, capacità di sofferenza, hanno permesso alla nazionale di arrivare molto più in alto di quanto si sarebbe pensato, anche perché è un po' a fine ciclo, no? In alcuni giocatori. C'è Bale che ormai praticamente gioca solo in nazionale e in nazionale riesce ancora a fare la differenza anche perché gioca in un altro ruolo. Il ruolo che Bale gioca nel Galles è fai un po' quello che ti pare, è un nuovo ruolo che ha inventato lui, perché essendo il grande leader può decidere di giocare a sinistra, prima punta, trequartista, centrocampista, gioca un po' dove vuole. C'è Ramsey, che però insomma noi abbiamo visto in Italia non proprio all'apice della sua carriera e della sua condizione fisica. C'è Ben Davis, non il Davis terzino del Bayern di Monaco che gioca nel Canada, ma Ben Davis. C'è Ampadu, anche lui l'abbiamo visto giocare qui in Italia. Insomma, sono giocatori, per carità, alcuni fortissimi, ma nella parte più che discendente della loro carriera, alcuni normali. Quindi secondo me il Galles da una parte è un miracolo che sia arrivato al mondiale e gliene rendo merito, dall'altra è anche la dimostrazione che poi qualcosa in queste qualificazioni al mondiale bisogna rivedere, perché non è possibile che ci siano delle nazionali importantissime che sono fuori e delle nazionali che possono dire poco che sono dentro. Fermo restando il merito sportivo, se lo sono guadagnati sul campo ed è giusto che vadano al mondiale. Noi siamo stati buttati fuori sul campo, anche se per una serie di circostanze sfortunate, ed è giusto che ce lo guardiamo da casa. Però il Galles mi fa soffrire tanto. Allora, proviamo a individuare un piccolo pronostico. Io voglio che anche voi diate il vostro parere, quindi datemi anche voi il pronostico su ogni girone, scrivete i vostri commenti, scrivete il vostro pensiero, perché sapete che noi ci teniamo molto, se li scrivete con educazione, ma per fortuna li scrivete sempre con educazione. Iscrivetevi al canale se volete, perché così tutti insieme riusciremo a dire delle cose più interessanti. Noi, come sapete, abbiamo molto a cuore i vostri suggerimenti e come avete visto abbiamo anche un po' cambiato il palinsesto, no? In base ai suggerimenti che ci avete dato. In questo girone vedo nettamente favorita l'Inghilterra. Le altre tre, secondo me, lo so, dico una cosa che può sorprendere, sono alla pari. Cioè potrebbe farcela anche l'Iran. Iran, Stati Uniti e Galles sono tre squadre che per ragioni diverse, secondo me, si equivalgono. E quindi Inghilterra nettamente favorita e poi tutte le altre. Non mi sorprenderebbe che passasse proprio l'Iran.